Capitolo primo. Una facile soluzione. Voglio quella vasca da bagno. Il prezzo non importa, firmerò le cambiali, pagherò le rate. Quanto costa? 140 marchi, 20 rate. Quando ti ho vista davanti alla vetrina del negozio, i tuoi occhi, come la guardavano, non ho potuto resistere. Ho provato a fare il duro, ma credi che non fossi da subito dalla tua parte? Credi che non immaginassi quanto sarebbe stato bello vederti immersa nella vasca da bagno e poi pettinarti? La spazzola che ti passa tra i capelli che si sciolgono e che brillano, non come con le mie mani. Quando li accarezzo con le mani, mi rimangono impigliati. Ho paura di strapparli, di strapparti in tanti pezzettini e di vederti svanire come coriandoli. Ma io non ti lascio svanire, amore mio. Io ti tengo stretta, 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 stretta. E poi ti porto sul letto inondato di luce a fare l'amore o a guardare la città dalle nostre finestre. Non c'è nient'altro al mondo che possa rendermi felice se non compiacere ogni tuo desiderio. Siamo a Berlino da poco meno di un mese e abbiamo già trovato questa grande camera ammobiliata e un impiego ai grandi magazzini Mendel. Tu sai quanto ci danno di stipendio? Io non ho avuto il coraggio di chiederlo, né quando ho fatto il colloquio per l'assunzione e neanche dopo, ogni volta che incontravo il direttore o il responsabile del personale. Avevo paura che mi considerassero uno difficile. Io non sono uno difficile, io voglio lavorare, soltanto lavorare. Come? Sono 170 marchi. Banditi. I clienti entrano nel negozio, i commessi li aggrediscono per vendere, perché devono raggiungere la quota fissata. Sono state stabilite delle quote, ogni mese devi vendere tanto e tanto e se non ce la fai te ne puoi anche andare. Via uno, dentro l'altro, licenziato. Tutti quanti rischiamo di essere licenziati, abbiamo paura e anche il padrone ha paura. Lo vedi che passa, che controlla, che conta, che scuote la testa e ha paura. Ha l'angoscia sulla faccia, ha l'angoscia sulla cravatta, ha l'angoscia sulla barba e sui baffi, ha paura. Non importa da quanto tempo è il negozio, la stoffa non è più una buona stoffa, la lana è dura, i clienti entrano, toccano ed escono e anche loro hanno paura, hanno i portafogli vuoti, sono soldi fruscianti. A questo siamo ridotti noi esseri umani, a soldi che passano di mano in mano, perché vendere significa non guardare in faccia a nessuno. È un uomo disperato, è un uomo pericoloso. Formalmente siamo diventati dei topi, topi nel solaio di un magazzino, incastrati dietro la parete di un cinema. Il cinema, la fabbrica dei sogni. Non è facile prendere congedo dai propri sogni, ma occorre farlo. Guarda! Ascolta! Immagina, ciuffetto! Danno un film con Marlene Dietrich! No, non ci possiamo permettere di andare a vederlo, costa troppo! Però lo possiamo ascoltare! Lo possiamo immaginare! E adesso, ciuffetto, dammi la mano! Dammi la mano! Che facciamo un po' di conti! Bilancio mensile.
stile tipo di Giovanni e Giuffetto Pinnerman. C'è poco da calcolare, sono uno schiavo, ma ho bisogno delle mie catene. Sono uno schiavo e se non riuscirò a vendere 500 marchi di roba tra oggi e domani, addio. Il padrone taglierà le catene, addio. Addio schiavo, addio catene, addio salario, addio. È impossibile, ma ci devo riuscire. È impossibile, ma ci devo riuscire, altrimenti che ne sarà di me? Che ne sarà del bambino che sta per arrivare? Che ne sarà dei miei topini? Mostro le stoffe. E intanto il tempo passa. Un'altra possibilità soltanto, signor Mendel, la prego! Soltanto un'altra possibilità, un mese soltanto! Non le chiedo niente di più! Starò sulla quota! Anzi, starò sempre al di sopra della quota! Glielo giuro, signor Mendel, non perderò più tempo! Mi guardi, signor Mendel! Mi guardi! Io sono un buon commesso! Sempre servizievole! Con il sorriso sulle labbra! La prego, signor Mendel! La prego! Le sto chiedendo un'altra possibilità, signor Mendel! Soltanto un'altra possibilità! Non le sto chiedendo di regalarmi il negozio! Le sto chiedendo soltanto un'altra possibilità! Non è colpa mia! Non è colpa mia! Sei grandi magazzini, Mendel! Come pomposamente si ostina a chiamarli! Sono un negozio che vende roba di scarto! Non è colpa mia! Avatelo! Acchiappatelo! Avatelo! Io non sono un ladro! Io non ho mai rubato in vita mia, io non sono capace di rubare! Io non posso rubare, non sono capace! Non è difficile, Topina. Basta ignorare il freddo, no? Il freddo non va bene perché ti ricorda che sei vivo. E nessuno che sia ancora vivo vuole morire veramente. Soltanto chi è già morto riesce a togliersi la vita. Perdonami, Topino. Perdonami. Perdonami anche se non riesci a capirmi. Non ci si uccide per un oggetto, no? Per una vasca da bagno. Ma se un oggetto diventa un simbolo, allora quante persone sono morte in nome dei simboli? Perdonami, Topino, io volevo soltanto occuparmi di te, del bambino che sta per arrivare. Io volevo soltanto occuparmi della nostra famiglia. Non me lo permettono! E allora butto la testa nell'acqua e la faccio finita! Non ce la faccio! Non ce la faccio! Non riesco neanche a togliermi la vita, Topino! Spingilo fuori, questo piccolo bastardo che mi salverà la vita! Spingilo! Spingilo! Sono qui! Sono pronto ad accoglierlo a braccia aperte! Lo voglio abbracciare ancora sporco di sangue e di vita! Io non ho più paura, Topina! Spingi, Topina! Spingi! Andiamo via! Andiamo via da questa città! Andiamo via dalla tempesta che si è scatenata! Prendiamo una barca, andiamo al di là del mare. Andiamo in America, in un altro continente. Andiamo in un posto dove ci sia sempre il sole. Costruiamo una casa di legno e io ho braccia forti. Cresciamo nostro figlio, Topina. Potrò pescare. Potrò fare tutto per te, per voi. Per tornare ad essere l'uomo che ero. L'uomo che amavi. Io ti amo, Topina. Tu mi ami. Lui imparerà ad amarci. Abbracciami, Topino. Abbracciami forte. Chiudiamo gli occhi tutti e tre. E facciamoci una foto. Ora!